Cambiamo argomento, parliamo di dipendenze e le nuove modalità di gioco e l'incertezza dell'epoca in cui viviamo rendono il disturbo da dipendenza da gioco d'azzardo un difficile aspetto che sta prendendo davvero ripieghi inaspettati. Il servizio di Fabrizio Garrucciu. Una fra le insidie del disturbo da gioco d'azzardo è che per la sua natura di dipendenza senza sostanza spesso non dà affatto l'impressione di essere una dipendenza, ma dal 2017 fa parte dei livelli essenziali di assistenza del Sistema Sanitario Nazionale, perché una patologia lo è a tutti gli effetti, tanto da causare ossessione e astinenza. A volte si capisce la gravità della situazione a causa del disastro economico. Il paziente non dorme la notte perché ha investito tanto denaro e perciò arriva in uno stato di eccitamento mentale che gli produce insonnia, anche delle crisi aggressive. Con dato aggiornato allo scorso ottobre, quando si è svolta la settimana di prevenzione e sensibilizzazione facente parte del piano regionale per il gioco d'azzardo, con il coinvolgimento delle ASL di Cagliari e Sassari, quest'ultima contava un centinaio di pazienti in terapia per patologie legate al gioco. In rapporto alla popolazione dell'intera provincia significa più di un individuo su 5.000, calcolo che non tiene conto dei pazienti che si rivolgono a specialisti privati e di coloro che non hanno ancora intrapreso un percorso terapeutico. Il fenomeno poi si trasforma e si espande. I casi chiaramente col Covid non possono che essere aumentati perché è aumentata la precarietà economica e il pensare di non poter costruire la propria vita un passo dopo l'altro, poiché il Covid ha messo dentro una grande paura della morte e il vissuto di aver perso ogni sicurezza. Il gioco però in parte si è trasformato, perché oltre al gioco d'azzardo si è inserito il trading online come uso sempre più frequente, che però richiede uno studio specifico. Questo gli dà ai giocatori la sensazione di sapere controllare molto meglio la propria fortuna. Diversi i canali di supporto a disposizione, fra i quali gli psicologi privati e il servizio dipendenze dell'azienda sanitaria locale.